La rassegna stampa è offerta da... Sabato 15 marzo, buongiorno a tutti e ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le notizie di oggi. Partiamo dai fatti nazionali con il quotidiano romano Il Messaggero, svolta sui contratti a termine, intervista al ministro Poletti, prorogabili 8 volte in 3 anni, Camusso sbaglia sui precari, Merkel attende Renzi, riforme ambiziose, Napolitano lo incoraggia, vai avanti, prudente, Ucraina, referendum, Crimea al voto, fallisce l'ultima mediazione, scontro tra Stati Uniti e Russia, il ritorno di Berlusconi, mi candido alle europee, il PD non può farlo, nessuna paura, farmaci, stop ai superprezzi, Gliola sugli accordi tra i big, arriva il decreto droghe, torna la distinzione tra leggere e pesanti, coca e sesso, le missioni della dama bianca e l'indiscrezione tra Hollande e Julie Gayet è già crisi. La Gazzetta del Mezzogiorno in apertura, il piano del governo, il lavoro divide Renzi e CGIL, duello sui contratti a termine fino a 8 proroghe in 3 anni senza causale, la Camusso così aumenta la precarietà, la Merkel promuove il premier ma il debito pubblico cresce senza freni, affitti in nero, la consulta boccia i super sconti per chi denuncia ed è caos. Corigliano, zero rifiuti, così si vuole salvare il bacino dell'HQP, 6 comuni, rendiamo inutile la discarica. Berlusconi, eurocandidato, scontro dopo l'annuncio. I renziani, ma il PD non teme nessuno, parla Toti e riesplode il caso. La Gazzetta di Lecce, surgo pauroso schianto, dopo la discoteca muoiono 2 giovani, tragedia all'alba, l'auto ha sfondato un'abitazione di via 4 novembre, le vittime di Brindisi avevano 25 anni. Università Zara, lavoriamo insieme, cerimonia di inaugurazione del 59esimo anno accademico ieri nel campus di Ecotecne, il rettore lancia l'appello alla condivisione di grandi obiettivi, Galatone bomba inesplosa contro il tecnico, antiabusi edilizi. Nuovo quotidiano di Puglia, auto sfonda una casa, 2 morti e 2 feriti, la tragedia assurgo all'alba, rientro da una festa in 4 tutti di Brindisi, si sono schiantati con una BMW. Stage pagati per 450 giovani, il nuovo bando della provincia per la formazione retribuita, al via le selezioni per i villaggi turistici. Erosione, nuovi divieti, 6 comuni restano fermi, parla il comandante della Capitaneria di Porto. Galatone, attentato incendiario contro geometra comunale giorni fa nel mirino di 2 architetti. Prima pagina interna dell'attualità, la crisi economica. Dall'export pugliese, primi segnali di ripresa, male il 2013, ma il miglioramento nell'ultimo trimestre. Un messaggio di fiducia per uscire da una fase dura, Vendola esulta, la politica ha il dovere di infondere speranza. Le strategie della politica europea, corsa tra intese e veti, fibrillazioni, Berlusconi fitto, nuovo centrodestra, Ferrarese ufficialmente in campo, la decisione, i consigli regionali, il 2 aprile voteremo sul pacchetto Renzi, dubbi sul Senato delle autonomie, il nuovo impianto istituzionale. L'apertura dell'anno accademico, la prima di Zara, facciamo sistema per costruire il futuro, il rettore accusa molta diffidenza e poco lavoro di squadra, ricerca, arrivano fondi per nuovi centri in Puglia, Nicolais del CNR ha parlato di fondi nella Lexio Magistralis, la cerimonia, applausi e critiche, coro e buffet, dividono in sala anche i ragazzi delle scuole superiori, non c'è stata nessuna turbolenza, come invece era stato annunciato alla vigilia, ma la forgia diserta, non ho condiviso alcune scelte. Passiamo alla pagina dedicata alle inquinamento atmosferico, test e ricerca sui bimbi, l'esperimento, 2 campagne di rilevazione e nel 2015 i risultati finali. Sangue sulle strade, tragico schianto all'alba, un'auto sfonda una casa, morti sul colpo 2 giovani, l'impatto sul muro di un'abitazione di Surbo, 2 i feriti, le vittime sono di Brindisi, conducente positivo all'alcol. Il lavoro e quel bimbo senza un papà, le vite spezzate di 2 ragazzi per bene, Giovanni lavorava nell'agriturismo di famiglia e Carlo in un bar. La testimonianza, ho sentito un forte botto e qualcuno gridare dei nomi, l'inquilina dell'appartamento distrutto, non capivo nulla. E passiamo alla cronaca della provincia Gallipoli. Le coste franano, altre chiusure, il comandante della Capitaneria Attilio da Conto spiega le ragioni dei provvedimenti di interdizione, dopo Melendugno l'ordinanza potrebbe toccare i litorali di Vernole, Otranto, Santa Cesaria e Leuca. Concludiamo con lo sport, l'Erdavare il piano per rialzare il Lecce, contro il Pontedera il tecnico vuol vedere all'opera una squadra spavalda e libera mentalmente, gli avversari sarà complicato strappare un punto al Via del Mare, prima divisione, girone B, anche Prato, Grosseto e Gubbio lottano per il nuovo posto ai playoff. La rassegna stampa oggi termina qui, vi ricordiamo l'appuntamento a fra poco con TG News 24.
La rassegna stampa è stata offerta da...